Gentleman Lega Serie A stagione 2023-2024, eletto da oltre 10.000 voti di tifosi pervenuti da DAZN e dal sito ufficiale del premio. I quattro finalisti in nomination erano Lautaro Martinez, Dusan Vlahovic, Mike Maignan ed Albert Gudmundsson. Ha vinto il 29esimo premio. Vabbè, un po' di suspense. Okay, okay. La creiamo, ce la inventiamo. Ha vinto il 20, ma per favore. Ha vinto il 29esimo premio Gentleman Serie A stagione 2023-2024. Lautaro Martinez. Pancetta di premio. Premio Gentleman Lega di Serie A 2023-2024. Lautaro Martinez. Beh, ma d'altronde, scusate. Ciao, ciao Lautaro. Da un bomber ti aspetti la doppietta. Ha vinto due premi, complimenti, eh. Vabbè, ne segni doppiette. Consegna allora il premio al comandante della scuola militare Teolier e il comandante Antonio Caligaris. Eh sì, sarà il padrone di casa a consegnare il premio Gentleman per la stagione 2023-2024 delle Serie A. Eccolo. Eccolo il premio. A pieni voti, eh? Eh sì. Vediamo qua avanti, facciamo Explodi una bella foto. Di Lautaro Martinez c'è stato. La foto ufficiale. Arruolato. Lo prendiamo subito uno come Lautaro. Bisogna parlare con Marotta e con tutti quanti la dirigenza dell'Inter. No, io una cosa volevo, prima di salutare Lautaro che ha vinto anche questo premio meritatamente. Tu spesso e volentieri anche su questo palco hai parlato del lavoro, lavoro. E io credo che queste parole dette da un campione come te siano molto importanti, perché arrivano a ai giovani che non basta il talento, se non lavori non arrivi. E questo è un bel messaggio da parte tua. Grazie. È così, ragazzi. Se non si lavora, bisogna lavorare anche quando si è grandi professionisti e grandi atleti. Mio padre è stato calciatore e mi ha inculcato questo da piccolo, quindi... Niente, il lavoro è importantissimo per raggiungere obiettivi e sogni. Bene, raggiungere i sogni. Lui parla sempre di gruppo. Stasera hai vinto due premi. È vero che tu lavorerai anche un po' per magari, che ne so, un giorno, perché sognare si può, vincere il pallone d'oro? Sì, sicuramente che io sempre dico che lavoro per dare una mano ai compagni, all'Inter in questo caso, e portare sempre più in alto e sicuramente poi che i premi individuali sono importanti, però importante sempre il collettivo. Io invece faccio un appunto anche a lui come uomo, ma anche alla sua donna e alla sua bella famiglia, che gli danno serenità anche fuori dal lavoro, quindi complimenti. Grazie, complimenti grazie a Lautaro Martinez. Grazie Lautaro, grazie colonnello.